Quest'anno di molto speciale, dove c'è una celebrazione sul suo lavoro alla Biennale di Venezia, e abbiamo deciso di avere una conversazione su Sabina Bobardi invece di parlare da soli. Quindi, siccome c'è un brasiliano che ama così tanto l'Italia, un italiano ama così tanto il Brasile, abbiamo pensato che fosse più interessante avere una conversazione. Io mi sono sempre incuriosito perché ci siamo conosciuti attraverso Lina Bobardi, e quindi ma tu hai un'esperienza di Lina Bobardi molto diversa dalla mia, molto minore della tua. No, ma io ho una visione da San Paolo, tu sei interessato a Bahia, e mi sono sempre incuriosito di sapere un po' questo percorso del tuo interesse su Lina Bobardi, anche era un'architetta italiana, che è nata in Brasile. Io, un architetto brasiliano, mi sono interessato in un'architettura italiana. Questo è, sì, senz'altro un aspetto formidabile che appunto ci ha unito. E nel mio caso sono andato nel 1999, la prima volta, esattamente a Salvador di Bahia. E poi con tutta una serie di passaggi, la prima volta nel 2011 ho registrato in un libro una pista di ricerca che tuttora mi interessa, che è quella che ha unito Lina Bobardi, Pierre Verger e Gilberto Gil, esatto, per la realizzazione di due musei che legassero il Brasile e l'Africa attraverso loro due, Lina e Pierre Verger, che sono europei di fatto. Ecco, questa mi è sembrata un'operazione molto peculiare, molto interessante, che stava in una ricerca che a quel momento stavamo svolgendo, si chiama Site Specific Museums, e secondo me questa visione appunto che si è realizzata nella Casa du Benin a Salvador di Bahia e nella non completamente realizzata Maison du Brésil a Daouida in Benin è una visione molto forte, ed è essa stessa, la metà degli anni Ottanta, è stata un punto forte di un pensiero sugli studi interculturali molto forte. Questa è stata la mia occasione. Che ricerca. Bello, perché io sono stato interessato a Lina Bobardi durante un periodo un po' più o meno allo stesso tempo, ero andato negli Stati Uniti, e lì negli anni 90, alla fine degli anni 90, c'era un convegno sull'architettura e il tema era Odissea. E quindi ho pensato di presentare un lavoro su Lina Bobardi, perché non si conosceva Lina Bobardi negli Stati Uniti. Quindi allo stesso anno che tu sei andato in Brasile, io ero negli Stati Uniti, e ho provato di fare questo lavoro molto piccolo in quel momento. Io ho scritto e presentato questo lavoro, che è stato interessante per un pubblico che non la conosceva. E poi mi sono interessato a sviluppare un lavoro di ricerca, ma che aveva molto a che fare con un'esperienza da giovane, quando ero studente di primo anno all'Università di San Paolo, alla Facoltà di Architettura. Ai 17 anni sono andato al SESC Pompeia, che era appena aperto, e lì ero molto commosso di vedere che un architetto o un'architetta avesse fatto un lavoro così accogliente, così caldo, così pieno di vita. E era un argomento che non c'era nella scuola di architettura. E questo sentimento è rimasto per molto tempo. Poi la mia formazione è stata molto alla formazione paulista, che è un po' brutalista. Lina Bobardi è stato sempre un po' nella periferia visiva, non era mai studiata, e questo sentimento di capire come un architetto potrebbe aver fatto un lavoro così umano. E questo mi ha portato indietro a questa esperienza, già non vivere in Brasile, di capire questa architettura, anche perché io mi sentivo un po' deluso per la pratica dell'architettura, di fare l'architetto,
Quindi ho trovato una maniera di fare questo ritorno all'architettura, e lei mi ha insegnato tantissimo. Studiare Lina Bobardi è stata un'altra educazione. Quindi, un'altra educazione o anche una autoeducazione? Entrambi, sì, autoeducazione e un'altra educazione, esatto. È bello giocare, no? Con queste cose, perché sì, in fondo anche questo, io penso, Lina ci ha insegnato. Mm-hmm. Ha insegnato al mondo, voglio esatto, dire, no? Questa maniera di giocare apparentemente, poi in realtà è una maniera molto profonda, perché è un po' come Bruno Munari giocava, no? Con le esatto, cose, è un altro grande pensatore, progettista che ci ha insegnato ancora questo approccio che apparentemente è lieve, poi in realtà è pieno di contenuti, mm-hmm, è profondo, però è anche rispettoso. E poi piace a tutti, no? Sì. Questo del Sex Pompei. Esatto. È molto umano, è molto... che va nell'essenza, in una certa forma, dell'abitare umano, di essere lì presente. E questo è stato sempre una curiosità mia, perché anche poi, lavorando più sulla sua biografia, e di capire che era una persona che ha avuto una vita molto difficile, crescendo era formata in Italia durante questo periodo fra le due guerre, poi soprattutto anche la guerra a Milano, è andata in Brasile, c'era uno spirito di avventura, di curiosità, di coraggio, però anche una vita difficile. E mi sono sempre chiesto come una persona che ha avuto una vita così difficile come è stata capace di creare quest'opera così accogliente, così umana. E credo che il fatto di essere chi era ha fatto quest'opera possibile. Quindi non si giustifica l'opera dalla vita, però c'è un certo legame della sua esperienza, della sua formazione, della sua sensibilità, della sua curiosità, di questo coraggio di andare sempre avanti, di essere sempre molto aperta, come una specie di spugna del mondo. E questa è un'attitudine molto bella da guardare. Io non penso che la sua opera lascia un esempio a copiare delle forme, però sì di capire una forma di pensiero, di attitudine verso l'architettura, verso il design, verso cambiare la realtà, affrontare la realtà, che è molto bella. Che è molto, e oggi anche una cosa molto contemporanea, sì, almeno forse direi una urgenza contemporanea, questo di imparare l'architettura secondo principi che non sono necessariamente unicamente la forma, mm-hmm, ma al contrario, come esatto, giustamente spiegavi, sono tutti principi di complessità, di ricchezza, di osservazione, di sguardo mutato, no? di saper vedere una cosa e anche saperla reinterpretare immediatamente. Mm-hmm. Questo credo che sia anche uno dei grandi insegnamenti, sì, di lì. E per anche la mia piccola esperienza, per quello che abbiamo appena detto, questo senso di sradicamento, per essersi lei formata in Italia, quindi in uno dei luoghi cosiddetti culla dell'Occidente, no? Sì. della vecchia civiltà occidentale, che oggi in tempo di post-colonial dobbiamo giustamente riprocessare, mm-hmm, e anche qui con urgenza e con lealtà. Ecco, essersi sradicata e reimmersa in un altro mondo. Mm-hmm. Questa è una sfida molto interessante, sì, molto importante, che in qualche modo poi, ecco, ristudiandola e riprocessando questo anche all'interno della scuola, quindi insieme agli studenti, porta dei significati molto interessanti, anche paragonando per esempio il lavoro di Lina, così profondo, sensibile, non formale, mm-hmm, con alcuni dei lavori che vediamo oggi prodotti correntemente nel mondo globalizzato, sì, dove questo principio di sradicamento e riradicamento non è
esperito, quindi significa andare indifferentemente in Sud America piuttosto che in qualche luogo dell'Asia piuttosto che in Africa e fare qualcosa. Ecco, questo Lina non lo ha mai fatto, ha sempre avuto una grandissima attenzione nel capire, no? Tu hai riportato all'attenzione del mondo il suo lavoro rispetto alla tradizione, al popolare, che non è il populismo, no. Oggi va detto questo, sì, no? Sì, sì. Ecco, la tradizione indigena, l'essersi lei spostata a Salvador di Bahia nei 5 anni di Lina tra i bianchi, no? Come dice in quel saggio famoso. Ecco, questa sua capacità è una capacità che oggi io credo è molto importante, è un atto di rispetto profondo nei confronti delle persone, del mondo, e di grande differenza rispetto a tutta l'architettura globalizzata, che è fatta di qualcuno che va e viene in un luogo o in un altro e lascia delle cose formalmente molto simili a se stesso. Sì, sì, sì. Esatto. E lei c'è un antropologo di origine argentina che vive in Messico, che si chiama García Canclini, e lui ha scritto un libro molto bello che si chiama Culturas y Vidas. E in questo libro lui parla molto sul rapporto che la cultura popolare ha con la modernizzazione. E lui dice che la cultura popolare è questo potere di entrare e uscire della modernità come vuole, e io credo che il Nabobardi ha operato in questi due sensi, di entrare e uscire dalla cultura popolare e essendo dentro la cultura popolare anche entrare e uscire dalla modernità. Ha fatto questo bel percorso e senza necessariamente pensare che una cosa valesse più di un'altra. E questo percorso è molto bello perché fa parte della vita. E il quotidiano, il vivere insieme, che è anche il tema della Biennale, erano degli argomenti centrali nella sua maniera di pensare, ma anche nella sua maniera di vedere il mondo, di guardare il mondo, di capire la necessità e il proposito dell'architettura. Quindi è molto bello questa capacità che lei aveva, forse perché era straniera, forse perché era donna, forse perché era sempre un po' fuori, però anche un po' dentro. Aveva questa capacità di appartenere a dei mondi diversi e anche di avere una sensibilità per capire che questi mondi tutti hanno i loro valori. E questa è una sensibilità che io provo di anche fare capire ai miei studenti, che in generale sono dei giovani che vivono un mondo completamente diverso, che ci sono tante crisi da risolvere. E io credo che il nostro linguaggio architettonico solo formale, questa formazione tradizionale non basti più per arrivare alla formazione di un designer, di un architetto, di un urbanista che possa essere consapevole. E questa consapevolezza di una certa maniera è sviluppata da se stessa. E questa è una delle bellezze della sua opera, del retaggio, se si può dire così, che lei ha lasciato. Che non si può copiare, però si può guardare e provare di fare una cosa per analogia e pensare cosa faccio io con il mondo contemporaneo. E questa è una domanda che è importante per i giovani in generale avere, perché il futuro appartenesse a loro, no? Proprio a me. È giusto. Quindi sì. Questo è anche secondo me, insomma, è uno degli aspetti molto forti e molto specialmente evidenti, cioè evidenti in un modo speciale. Non così evidenti, appunto, perché formalmente ogni architettura di Lina è diversa da se stessa, dall'altra architettura di Lina, però c'è questo che io non vorrei neanche chiamare metodo, perché il metodo è una cosa molto connotata, in senso del pensiero occidentale, sì, sì. E invece
cioè è qualcosa che mescola un'attitudine, senz'altro una sensibilità, senz'altro qualcosa che è anche dentro la natura femminile, un'intuizione spesso, e con un mondo che è anche fatto della cultura, delle esperienze, degli incontri di Lina. Questo di Pierre Verger che citavo, per esempio, a mio modo di vedere è un incontro molto forte, sono due parti di mondo che si incontrano, sì, no? Sì. In questa storia di questo progetto con voluto da Gilberto Gio, insomma, sono sfide grandi che solo due personaggi, come giustamente ha sottolineato Gio nella intervista che gli abbiamo fatto un po' di tempo fa, due personaggi della maturità, sì, esatto, che in quel momento potevano anche assumersi l'onere, da europei sradicati, di lavorare su qualcosa che non era proprio né dell'uno né dell'altro, esatto, cioè l'Africa e l'Afro-Brasil. Esatto. E sono sfide enormi, importantissime, che giustamente possiamo sempre tentare di capire perlomeno, anche se non copiare formalmente, perché sono esatto, rompicapo da copiare formalmente, non, sono un fallimento, sì. Sarebbero un fallimento, no? Però ci danno tanto, ci fanno scoprire dei percorsi abbastanza lontani da noi, e per questo sfide, sì, architetture che sfidano, no? Pensieri che diventano percorsi, che diventano incontri, questo è un aspetto, no? Sì, molto affascinante. Sì, è vero, è anche bello perché c'è questa analogia, forse un legame fra il pensiero di Rino Bobardi e la sua attitudine e il pensiero di le foto, il lavoro che ha fatto Pierre Verger, che in questo libro che lui ha pubblicato, Fluxo e Reflusso. L'idea non è solo che l'Africa era andata in Brasile, però dopo la fine delle schiavitù, molti persone che erano di origine africana erano tornate in Africa, quindi hanno anche portato il Brasile. Quell'idea di creare una Maison du Brésil au Benin era anche un'idea di questo, cioè, flusso, reflusso, che ha a che vedere con questo entrare e uscire dalla cultura di chi parlava o di chi parla Garcia Canclini, che penso Lina Bobardi ha fatto, fra le città che abitava, Roma, Milano, poi Rio, San Paolo, Salvador. Quindi è stato davvero un'odissea, una specie di Ulisse. Anche lei ha usato le sue risorse personali per vincere delle situazioni complicate. Quindi, e anche il suo nome è mitologico, che è molto bello, Achillina. Quindi ci sono tutte queste storie molto belle dal punto di vista letterario, si può dire, del raccontare una bella storia. Però c'è anche una bella carta, una lettera che lei ha scritto una volta negli anni 50, parlando, è scritto a Pietro Maria Bardi, che era in Italia e lei era in Brasile, e si chiedeva sulla situazione di non essere più italiani, perché loro avevano abbandonato la cittadinanza per diventare brasiliani. Lei si chiedeva: ma non abbiamo creato delle radici qui in Brasile, però non siamo più italiani, però siamo italiani. Quindi questa domanda era molto bella, e la sua risposta era bellissima. Lei diceva: ma io sono arrivata alla conclusione che siamo delle epifitas, che sono queste piante che vivono nella parte superiore degli alberi, che hanno anche delle radici, però che sono delle radici aeree, che volano, che non sono prese da terra. Quindi è anche una condizione contemporanea di noi, che tutti viviamo insieme, anche siamo in un mondo di circolazione e non apparteniamo più a un solo posto. E quindi c'era questa idea dell'epifites, mi pare molto bella come analogia del suo luogo nel mondo.
sono gli alberi, le radici aeree, sì, sono sì. Una esatto, e gli piacevano tante le piante, certo. La natura, quindi è bello, è una Ulisse che va per aria, non va per il mare. Anche in questo pioniera, perché alla fine la parete vegetale che Lina disegna, sì. Per l'edificio della prefettura di San, esatto, Paolo. Che è uno dei più bei disegni. È un disegno strepitoso. Sì, no? Esatto. Beh, dopo che tutta la vita ha passato a fare delle architetture un po' corrotte, un po' fragili, con, esatto, dei buchi dove metteva sempre delle piante. Esatto. No? E lì sembra proprio la prova massima di una estensione di questa idea. Peraltro, anche credo una forma di resistenza, di presenza della vita, che la vita, sì, può, sì, esistere, convinto, in, sì, situazioni così improbabili, sì, dentro, sì, un buco. Sì, è bellissimo, sì, come metafora. È un'idea residuale, sì, che però fa regola, perché diventa una grande, esatto, parete, un muro verde, quando nessuno faceva i muri verdi. Questo, esatto, va ricordato, esatto, perché, esatto, Patrick Blanc era nato, esatto, da qualche anno, per, esatto, cui insomma non era una cosa come oggi, no? E invece è una cosa, è un progetto bellissimo, purtroppo è rimasto non eseguito in quella parte, che è anche, ecco, poco studiato alla fine, no? Però c'è tutto nel suo percorso, questa attenzione alle piante, perché alla fine Burle Marx e Lina Bobardi erano gli architetti che più hanno lavorato, sono stati coloro che davvero più hanno lavorato, sì, sì, sulle piante. Burle Marx è diventato famosissimo proprio per questo. Mm-hmm. Lina non è diventata famosa, mm-hmm, per questo specificamente, però è una parte del suo lavoro che ha una consistenza straordinaria, sempre con radici aeree, giustamente, esatto, no? Però è un motivo che non formale, ancora una volta, che però ritorna in tanti progetti, ritorna con una forza, mm-hmm, radicale, davvero, sì, fondativa, radicale, sì, di radice, sì, esatto, fondo, esatto, sì, no? Esatto, esatto. E fino appunto a quel bellissimo disegno, grande, cioè 2 metri, sì, un po' di più, metri, no? Sì, sì, ecco, sì, che presenta questa parete con queste piante, che però è una cosa che aveva sperimentato nella casa di vetro, perché, esatto, c'è pieno di questa idea, per cui e lei sapeva quali piante scegliere, come alimentarle, eccetera. Non era un architetto di Photoshop, insomma, no? Che noi architetti con le piante abbiamo sempre grossi, sì, problemi, sì, sì, perché tendiamo a pensare che le piante non mangiano, sì, non, sì, hanno, esatto, bisogno della, esatto, terra, quindi Photoshop, sì, fa, sì, tutto. Ecco, Lina no, Lina, sì, era una architetta che sapeva anche quelle architetture secche che ogni tanto faceva, mm-hmm, il monumento a Chateaubriand che sta, sì, in basso, bellissimo, del MASP, no? Anche, sì, quello, sì, c'aveva, cioè, i cactus, Mandacaru, sì, ecco, esatto, quindi una rocca, una roccia dura, so, cioè, sì, sì, ecco, quindi giocando, giocava con le cose, ma insomma conoscendole profondamente, sì, anche su questi aspetti non convenzionali, perché, esatto, anche questo è un aspetto non convenzionale del, mm-hmm, suo lavoro. Sì, io credo che lei ha avuto una vita di privilegio, però non ha mai usato questo privilegio per se stessa. È un privilegio di uno sguardo, di una maniera di guardare e vedere il mondo, però sempre ha pensato alle altre persone. E questa è una delle cose che mi ha affascinato di più nella sua opera. E forse la mia semplice conclusione, che forse che perché il suo mondo interiore era così difficile, ed è sempre progettato nel senso del progetto di architettura, però anche proiettato, certo, fuori un mondo che lei ha fatto per le persone, perché molte volte lei non è lei stessa abitato, che è un paradosso bello, anche molto molto malinconico, mm-hmm, e c'è molto di questa bellezza, di questa allegria, per anche una malinconia nella sua opera, e questo credo che è importante riconoscere, per non pensare che l'architettura sia un atto geniale, però è un atto di una certa forma sofferto, nel senso non solo del soffrimento, però del sofferto nel senso di passare un'esperienza, un certo rituale, una forma di guardare il mondo, di guardare la realtà.
E questo è, credo, un aspetto molto bello di questa donna, di questa persona che ci ha lasciato questa memoria nelle cose che ha fatto, nei disegni, in un desiderio di vita. Questo trovo la cosa più importante, ciò che le ha prodotto, che ci ha fatto pensare. Un'energia che sta lì e che ogni volta sì. percepiamo visitando sì, sì. quei luoghi. Sì, esatto. Una forza indiscutibile che abbiamo visto, perché poi ormai si studia Lina in tutto il mondo e ognuno trova qualcosa e ognuno esatto. Cattura qualcosa o è catturato da, esatto. da queste architetture. Entrambe, forse. Forse entrambe. Bene. Bene? Sì, che bella conversazione. Bravo, sì. Un piacere. Il mondo abbiamo scoperto in qualche modo noi Lina Bobardi tanti anni fa ed è una soddisfazione questa che prenda un premio adesso alla Biennale, perché ci si è accorti finalmente che questo spirito così libero dalla disciplina anche, dall'architettura e dalle mode, è così aperto e curioso nei confronti anche del mondo che ha incontrato, un mondo nuovo, la Sud America, il Brasile, ci si è accorti che non erano i capricci di una persona o di un emigrante o di una donna soltanto, ma che corrispondevano a un movimento del pensiero che si rifletteva nell'opera di Lina Bobardi, dove c'era dentro l'antropologia, dove c'era dentro la politica, dove c'era dentro la didattica, dove c'era dentro, insomma, tanti mondi che oggi sono sclerotizzati in un schematismo che fa praticamente diventare tutto didattica, tutto rigido, tutto oggettivo, quando invece la sua vita insegna che è la passione, che è la curiosità che rende disponibile l'intellettuale ai mondi che non conosce e che diventano, come si dice la parola, introitati. Inclusivi? Come? Inclusivi? Inclusivi, sì. E lei è inclusiva? È inclusiva. Sì? Sì, è inclusiva. Va molto di moda adesso questa parola, l'essere inclusivi, no? Sentita anche come una necessità rispetto ai tempi recenti, che sono tempi di grandi flussi, di grandi movimenti, di popoli che si incrociano, che sono insomma appunto chiamati a convivere in situazioni nuove, no? E sì, sicuramente è inclusiva, l'ha sperimentata in anticipo questa, per quella che è la condizione, per esempio, appunto, di una nazione come il Brasile, che sicuramente vive, come dire, di un humus che è impensabile forse in Europa anche 50 anni fa, per esempio. Però bisognerebbe riflettere su questo termine inclusivo, ecco, perché anche il mercato, per esempio, anche
il consumismo ha delle strategie inclusive, no? Allora, rispetto alle persone, rispetto alle popolazioni, rispetto al fatto di portare a sé la gente, no? Ecco, e quindi offre, diciamo, offre delle opportunità, chiamiamole così, inclusive, no? E l'inclusività di Lina Bobardi è un'inclusività molto diversa, è un'inclusività che va verso, come dire, una costruzione, per usare un termine a cui tu hai, su cui, che tu hai usato in un tuo scritto, no? È un'inclusività che va verso una costruzione di un desiderio alternativo, no? Non è un desiderio, non è il desiderio, come dire, il desiderio appunto della del partecipare comunque a una situazione che è appunto quella che ci offre il vivere di tutti i giorni, no? Che quindi è un desiderio che va verso ciò che offre il mainstream, è un desiderio che va più verso una sollecitazione dell'anima e del corpo, no? Una sorta di recupero di una dimensione che deve trovare una sua forma, diciamo, di originalità, o dare modo alla persona di trovare una sua forma di autenticità e di originalità. Tu poi parli del corpo, perché ti pare che... Parlo dell'immaginario e del corpo, che sono due cose che nel suo modo di fare sono indistricabili. Non c'è un'azione, come dire... lei parla apertamente, no? Gli spazi dell'architettura influenzano il comportamento dell'uomo, per esempio, no? Ecco, il comportamento, il nostro essere, il nostro sentire passa attraverso una percezione che è proprio, come dire, fisica, no? Come noi viviamo, stiamo in uno spazio, come possiamo muoverci, che cosa, e passa però anche attraverso quelle che sono le sollecitazioni che vanno nella direzione di animare o di sollecitare appunto il nostro immaginario. E queste due dimensioni sono molto sentite, molto forti, c'è una grossa consapevolezza rispetto a questa dimensione. Un sentimentalismo che entra in scena, no? No, non so se si tratta di un sentimentalismo, o non so cosa tu intendi per sentimentalismo. Forse è una brutta parola. Sì, perché il sentimentalismo sembra quasi una come dire, rimandare a una dimensione di commozione che ci deve essere, però ecco, ci può essere una commozione molto, molto, molto così, insomma, scontata, è una commozione che invece va a toccare o va a sollecitare, no? un inconscio, un immaginario, anche in modo molto, molto indiretto, però molto proficuo. Non so, è scontato in un certo senso fare l'esempio del Sesc, no? Ma nel Sesc chiunque può sentirsi a casa e allo stesso tempo sono disseminati tutta una serie di segni che, come dire, rendono il nostro stare all'interno, no? di quell'architettura, di quello spazio, di quel sistema, la rendono particolarmente ricca di esperienze, di opportunità, di possibilità. E quello che è importante è in un modo assolutamente libero, appunto, libero, no? Libero nel senso che si ha l'impressione, come dire, di vivere immediatamente, di entrare in un sistema, in uno spazio, in un sistema, parlo di sistema perché ovviamente è un complesso, dove tu ti trovi, come dire, a vivere diverse opportunità e a poterle anche interpretare con una tua forma di individualità, no? Cioè una offerta, una ricchezza che non è legata a Sesc in questo momento. Volevo fare un esempio, ma pensavo al Sesc perché quello che trovo esemplare, ecco, no? Nell'opera. Il centro sociale, no? Potremmo dirlo.
Eh no, sì, però è conosciuto, non penso che bisogna dirlo così, soprattutto adesso, dopo, diciamo, questa sorta di, anche giustamente, di grande rilievo che ha trovato l'opera di Lina a partire dal centenario della sua nascita fino adesso, che insomma le viene attribuito il Leone d'Oro. È un luogo dove non solo entri con facilità, non solo è pensato in modo tale da predisporre, diciamo, un tuo libero movimento all'interno, no? Ma è predisposto, come dire, appunto, per sollecitare la tua immaginazione e anche per offrirsi a un'interpretazione, con opportunità molto diverse, no? Che però sono importanti. Il corpo, per esempio, appunto, no? Il fatto di poter dare spazio all'espressione del corpo, no? La danza, le palestre, e il fatto stesso anche di poter in maniera molto, molto, molto semplice, molto diretta, e molto diretta poter approfittare, non so, appunto, di cose molto semplici come prendere il sole, come... Sono, è questo che è anche molto interessante. Soprattutto in periferia di una metropoli. Soprattutto in periferia di una metropoli, ma è questo che è molto interessante, che le cose del quotidiano trovano in Lina sempre una forma di ricerca e di impegno che è stupefacente. Cioè, come se il quotidiano dovesse ricevere un'attenzione dirompente, ed è giusto, no? Perché la vita delle persone comuni, la vita della gente delle metropoli, di chi, diciamo, no, ha delle opportunità che non sono certo quelle eccezionali, è fatta di un quotidiano. E se questo quotidiano è pensato al massimo livello, no? Questo è un grosso servizio, questo è un grosso servizio, ed è un quotidiano nel quale lei impegna tutti i mezzi possibili, al di fuori di un'idea. Lei parla spesso, no, della necessità di abbandonare un'idea di perfezionismo, no? Di un perfezionismo, come dire, che rimanda a una sorta di perfezionismo razionalista. No, del diritto al brutto. Ma questo perfezionismo o questa diciamo necessità o invito a rinunciare al perfezionismo è in realtà un non perfezionismo che è fatto di una ricerca con impegno e uno sforzo dal punto di vista del tempo dedicato al pensare, no, questi spazi, il tempo dedicato a inventarli, a pensarli, no? E a connotarli, che è un non perfezionismo fatto di una ricerca infinita. Poi c'è una questione rispetto all'inclusione che andrebbe comunque come dire, presa in considerazione. Questa inclusione non è l'unico aspetto, però è un aspetto importante, e questo pone delle domande rispetto all'oggi, no? Una dimensione importante che dà vita a questo essere inclusivi è anche il fatto di il Sest, per esempio, in questo senso racconta molto, ma anche altre opere come il MASP, no? Questo vivere in cantiere, no? Vivere in cantiere inteso non soltanto come presenza in cantiere, ma come vivere in cantiere, nel senso che il cantiere diventa, come dire, occasione di invenzione al momento e continua, no? Di messa a punto e coinvolgimento delle maestranze, no? E questo rispetto a un processo, per esempio, no? Edilizio, che connota, per esempio, la contemporaneità, risulterebbe sicuramente molto più difficile. Quella è una condizione, no? Che parla invece anche di una impegno all'invenzione che l'architetto attua anche attraverso questo anche attraverso le maestranze anzi, che diventano protagoniste per certi versi, no? Sì, certo, diventano protagoniste anche nell'inventare, anche nel partecipare. E questo, secondo me, deriva da un'attitudine, a una vera attitudine anche alla costruzione, cioè nel senso che è un'attitudine alla costruzione che è sempre molto, molto consapevole del fatto che attraverso la costruzione si,
si esplica l'espressione, un'espressione intesa come comunicazione rispetto agli altri, no? Quindi molto importante. Ed è una dimensione, un approccio alla costruzione che è, tra l'altro, che appunto non fa distinzioni fra, diciamo, high tech o low tech, no? Piuttosto cerca sempre di capire il rapporto ai mezzi che sono disponibili, che cosa, quali sono i fini, che cosa si può fare e come lo si deve fare, per quale finalità, ecco, no? E quindi questo è anche una dimensione molto importante, molto, secondo me, fondamentale. Per fare un esempio, per esempio, un dettaglio, un particolare del suo lavoro, quale prenderesti? No, tantissimi. Non lo so, io credo che in un'opera come, sicuramente, un'opera di punta, no? Dal punto di vista dell'invenzione anche strutturale, come il MASP, c'è la stessa piacere dell'invenzione, che non è un piacere dell'invenzione fine a se stesso, è un piacere dell'invenzione che ha una ragione precisa dal punto di vista della, anche del ruolo e che questo edificio gioca rispetto alla città e rispetto allo spazio pubblico. Cioè, il fatto di ruotare i portali rispetto alla prima versione del MASP ha un peso specifico rispetto al rapporto, no, con l'Avenida Paulista, con la città, con la Valle della Nambau, con il fatto di aprire questa, diciamo, piazza, quello che viene chiamato il Vao Libre, no? Il vano libero, uh-huh. Ecco, è riduttivo chiamarlo vano, vao credo che abbia spazio, più spazio libero, ecco come è là. E però lo stesso piacere dell'invenzione c'è anche nella scala del Solar, no? Che è anche una dimostrazione a sua volta di come attraverso una, diciamo, in fondo, no, dei mezzi low tech, ecco, però di fatto prende corpo una figura eccezionale, no? Quella di questa scala che ha questo spazio e che allo stesso tempo è anche manifesto di ciò che si può fare, ecco, no? Interessante. E tu perché hai voluto scrivere un saggio che si intitolava Il diritto al brutto? Io ho voluto perché intanto è un titolo suo. Il diritto al brutto è il voler stare dalla parte degli ignoranti, dei poveri, tutto sommato, dalla parte non del popolo ma del sottoproletariato. Perché lei praticamente dice che un barattolo di latte vecchio e con una lampadina sopra ha la stessa dignità di una grande opera d'arte. Cioè che l'uomo semplice, l'uomo pulito, puro, che ignorante anche, ha questa forza di riuscire a trasformare l'oggetto più povero, il rimasuglio, lo scarto dell'umanità, lo scarto del mondo produttivo, industriale, del mondo del felice, del consumismo, e di trasformare questi scarti, questi oggetti considerati poveri e anche brutti, come forme realizzazione di un modo di vedere il mondo. E anche un diritto ad esistere per una
comunità, per una realtà. Lei in questo caso dimostra che la sua simpatia per Bahia, per gli ex schiavi che incontra, la popolazione africana, indio, ex africani, eccetera, e che incontra e che in qualche modo costituiscono un reagente nel suo modo di pensare originario, che è europeo, è milanese, è romano, e addirittura è maturato accanto a un uomo come Bardi, che ha 15 anni più di lei e che era uno dei sostenitori dell'astrattismo italiano, assieme a Bontempelli, oltre a essere un grande amico di Mussolini. E lei recupera questa dimensione senza fare del populismo, anzi scendendo più al di sotto di quella che è la condizione del proletariato, scendendo verso addirittura il mondo dei selvatici, dei popoli primitivi. Sì, no? Che è una condizione, come dire, che non è storia, no? È realtà, o almeno era realtà in Brasile, no? Perché di fatto la compresenza di queste diverse origini, diverse popolazioni, diverse etnie, no? Quindi era anche una condizione viva, non è che era una condizione... Sì, sì, non è un libro. Sì, scrive. No, è una forma, no? È una realtà, insomma, soprattutto... Sì, sì. È una cosa che lei affronta cercando di mettere in piedi una scuola di industrialità in particolare, per esempio, no? A Bahia. È una scuola che lei continuamente cerca di... È una di trasmettere, di usare come strumento per trasmettere a una popolazione vasta un modo di lavorare, di pensare. Ma è anche per intravedere una, appunto, lo dice lei stessa, no? Quella che poteva essere una diversa strada di sviluppo di una. Di un design industriale dentro a questo Brasile in via di sviluppo, insomma, ecco, in un momento in un suo momento di grande sviluppo, ecco, economico. Sì. Senti, Luciano, ma tu perché quando nel 2002-2003 abbiamo cominciato a pensare alla mostra, hai pensato che fosse così rilevante portare all'interno proprio della mostra tutta una serie di, non documentare soltanto diciamo l'architettura, ma documentare l'architettura con tutta una serie di altri, no, opere, ma non solo opere, queste opere poi di fatto si sono anche trasformate nella ricostruzione di tutta una serie di apparati che testimoniavano, diciamo, parlavano anche del suo lavorare come architetto scenico, come designer, come ma perché il nostro rapporto, perché la costruzione di questa operazione Lina Bobardi architetto nacque a scuola e vi parteciparono dei ricercatori e soprattutto voi due, tu e Giovanni Maras, che eravate gli assistenti del corso. È un'operazione di ricerca universitaria in origine, è un'operazione di
riscoperta di un linguaggio che non era, non so perché, ma era considerato come un prodotto di una femminilità anche un poco infantile. Questo lei aveva incoraggiato con dei suoi disegni molto sciatti, molto poveri. Ma non so, non sono d'accordo con te. Nel senso, sì, ho capito quello che vuoi dire, però non sono, io per esempio non li vedo come disegni sciatti. No, no, adesso no. No, ma anche da subito, no? Ah, ma certo, tu stai dicendo che forse venivano visti, ecco. In questo senso. Perché sono... era un'epoca in cui sì, i disegni d'architettura... Beh, nel 2002-2003, sai, era ancora, come dire, almeno rispetto a quello che veniva veicolato nelle riviste, nelle principali, era ancora il momento delle, diciamo, grandi archistar, insomma. Sì, sì. Quindi sì, capisco quello che... Sì, era una star di un altro mondo, di un altro cielo. E non era un caso anche che fosse una donna. Non perché lei fosse, diciamo, portatrice di un'architettura al femminile. Non esiste un'architettura al femminile. Ma... perché lei era in qualche modo una specie di utero in cui crescevano le cose da di dentro e non applicando dei modelli, applicando dei procedimenti rigorosamente logici. Ma in modo abbastanza istintivo quasi, no? Che non è istintivo, perché no, non è istintivo. In realtà è profondo, come profondo proprio l'animo femminile, che è diverso da quello maschile, a prescindere da quello che si dice oggi sui generi. Non so, non vorrei dirlo perché sembra detto così, sembra banalità, ma c'è un pragmatismo di forma femminile dentro, no? Che comunque bisogna riuscire a fare, no? Solo che è anche guidato da un sapere, da una capacità, da una consapevolezza critica e anche da una cultura che ovviamente rende questo fare, no? Ecco, particolarmente ricco. Però c'è questa dimensione del fare, no? Della... È una dimensione del fare da parte di una signora, perché non si può trascurare il fatto che la famiglia Bo fosse una famiglia borghese, culturalmente... Con amicizia con De Chirico. Come? Certo, con frequentazioni con De Chirico. Ah sì? Ecco, questo non lo sapevo. Ma... Sì, il rapporto con il suo uomo, come si chiama? Col vecchio... Con Bardi. Con Bardi, sì. È un rapporto con una differenza di 15 anni. Lui è più vecchio, ma è un rapporto con un uomo guida della cultura italiana degli anni 20 e 30, no? Bardi... E Bontempelli sono i fautori dell'astratismo in pittura e del razionalismo comasco e milanese in architettura.
quindi l'incontro con questa struttura di pensiero già strutturato e per Lina Bobardi un colloquio, un dialogo con la sua tradizione che viene dalla scuola di Gioconti, che è una scuola novecento, più decorativa, più affine al mondo delle arti decorative, al mondo di Domus, al mondo della rivista Domus. Però è importante perché ha una tradizione attraverso cui passa, come dire, la cultura del fare, no? Cioè la cultura materiale, ecco, no? È indifferente che lei dica la civiltà e la vita degli uomini in ogni momento, no? Cioè, c'è questa dimensione di una cultura materiale che è quella che tu hai chiamato decorativa, e lo è, no? Ma è quella che va dai tessuti agli oggetti, attraverso cui però si dà appunto una... Sì, però da parte di un intellettuale. Certo, è da parte di un intellettuale che non ha paura di usare dei termini come surrealismo, come comunismo, per indicare dei punti di riferimento per il suo modo di pensare, che da parte di una signora dell'alta borghesia e di una donna di successo, perché tutto sommato è una donna di grande successo, mondano in Brasile soprattutto, no? La casa di vidro che si fanno dentro San Paolo e Rio, San Paolo, no, San Paolo, dentro San Paolo è un salotto della buona Gli intellettuali presenze molto intellettuali presenti in Brasile in quel momento, e lei è la padrona di casa, insomma, è la signora, e nello stesso tempo è l'interprete di questo incontro, che non è un incontro accademico, non è un incontro scientifico, anche se c'entra la scienza, anche se c'entra la politica, ma è un incontro anche appassionale, sostanzialmente, per conto mio. È un incontro emotivo, è un incontro di gioia e di sorpresa, che dimostra che la curiosità è fondamentale per gli intellettuali, e senza la curiosità non si va da nessuna parte. Bem, boa tarde. Falo aqui da Casa de Vidro, em São Paulo, sede do Instituto Bardi. Eu prefiro me referir a Pietro e Lina como o casal Bardi, pois eles trabalharam juntos, estavam ligados por uma mesma concepção cultural e um projeto cultural para o Brasil. Portanto, vou falar do projeto do casal Bardi para a cultura, para a transformação da cultura brasileira. A primeira e mais conhecida ação do casal no Brasil foi a criação do Museu de Arte de São Paulo, que foi o que os trouxe do Rio de Janeiro para São Paulo. Ele foi concebido como o fulcro, como o centro de um projeto de modernização de cultura, de ação cultural, no processo de transformação e modernização
do Brasil, do Brasil e de São Paulo. Nos anos 50, nos anos do pós-guerra, o Brasil passou por um processo muito acelerado de desenvolvimento e crescimento populacional, as cidades cresceram. Então, o casal Bardi pensa essa situação como uma oportunidade para uma ação nesse processo de desenvolvimento, e eles têm como inspiração o modelo alemão da década do começo dos anos do século 20, quando a Werkbund teve uma ação junta com os empresários industriais, no desenvolvimento da qualidade do produto industrial alemão. Eles tentam reproduzir isso aqui, criam um Instituto de Arte Contemporânea dentro do Museu de Arte de São Paulo, e esse instituto se desenvolve com cursos como de desenho industrial, de propaganda e marketing, de moda. O primeiro curso de desenho industrial promovido no Brasil. Esse projeto, portanto, deveria alimentar a industrialização brasileira, que tem um impulso nesses anos. No entanto, o que acontece é exatamente o contrário, porque o modelo de modernização, de industrialização brasileiro, é um modelo baseado em empresas internacionais, multinacionais, né, que trazem dos seus países de origem os projetos de desenho industrial dos seus produtos. Portanto, pouco depois da fundação, que tinha sido em 1951, esse projeto entra em crise por falta de apoio desses empresários, os industriais brasileiros, e fecha. É a primeira grande crise desse projeto do Casal Bardi. Uma parte importante do projeto do Casal Bardi no Museu de Arte de São Paulo foi a revista Artcat, uma revista de arte e arquitetura, que continha artigos críticos escritos pelo casal e por convidados, além de apresentar a programação do museu. Naqueles anos, se percebia nos projetos, nos trabalhos de educação, de didáticos, de exposições didáticas, que se corria o risco de um eurocentrismo na atitude do museu. E o apelo, a atenção a pesquisas etnográficas sobre cultura popular e arte popular, me parece ser uma compensação a esse risco que eles percebiam e queriam evitar. Nesse número tem três artigos que são importantes da gente mostrar nesse sentido, porque eles mostram que aquilo que floresceria mais tarde em Salvador já tinha origem no começo dos anos 50. O primeiro é um artigo sobre as cadeiras projetadas por Lina com o arquiteto Giancarlo Palante, que também estava em São Paulo naqueles anos. E para a abertura desse projeto, desse artigo, eles mostram essa foto, né, de um navio, com essas redes, né, dentro de um navio bastante simples, que fazia percursos no interior do Brasil nos rios navegáveis. E a Lina fala, olha, escreve, né, esse jeito de deitar e viajar, né, ele é muito prático, porque ele permite que se tenha uma aderência completa, né, do tecido no corpo das pessoas. E ela fala que os projetos das cadeiras apresentadas no mesmo número seguiam esse mesmo princípio. Né? Aqui alguns exemplos, né, de cadeiras que reproduzem, né, esse modo de deitar ou de sentar, de relaxar, né, suspenso no ar pelo tecido da rede. Reproduz aqui, mas com essa origem popular, um modo de sentar no ar que nós tínhamos também na Bauhaus, nas cadeiras
Vassili, Brouwer, por exemplo. Um outro artigo importante é esse Amazonas, o povo brasileiro, né, onde relata uma viagem pela região do norte, região amazônica, região de floresta, né, mostrando a arquitetura, as construções, né, onde ela diz que o povo é arquiteto através dessas construções. Além desse levantamento, né, desse registro dessa produção popular, desse modo de viajar, se destaca aqui esse pequeno carrinho de bebê aqui nesse canto, né, feito com a reciclagem de uma lata de banha, que foi adaptada como um carrinho. Essa atitude, né, de colocar uma produção de base artesanal, que tem laços de cultura popular, do lado de uma adaptação pela precariedade e pela pobreza, é bastante inovadora naquele momento e vai ser destacada também mais tarde na Bahia. E para concluir, esse terceiro artigo, né, Os Esvotos do Nordeste, que é um artigo de uma pesquisa desenvolvida por uma equipe de pesquisadores de etnografia, que vai procurar, né, vai anotar nessa produção dos esvotos, né, uma espontaneidade feita pelas próprias pessoas, né, porque quem recebe a graça da cura pelo milagre é quem deve fazer a própria escultura, né? Então, essa produção popular, ela é reunida nessas coleções e esvotos em vários lugares, inclusive aqui no Museu de Arte de São Paulo e depois também em Salvador, na Bahia. Pela metade dos anos 50, a arquitetura de Lina começa a mudar. E uma boa pista para essa mudança é uma carta que ela escreve para o seu marido, que estava na Itália naquele ano. Ela diz que jamais faria uma casa novamente como esta, que marcava ainda a sua fé no progresso infinito. Ela, se fosse fazer uma nova casa, ela faria uma casa com paredes de pedra e tijolo, e faria com forno a lenha, no meio de um jardim onde as plantas fossem crescessem a partir de sementes jogadas ao vento. Ela revelava ali a sua experiência de viver já na casa, no meio do jardim e plantação, essa relação com a exuberante paisagem brasileira, com as formações rochosas, mas também expressava ali o seu interesse e sua aproximação pela arquitetura organicista proposta pelo seu amigo Bruno Zevi. Ainda em 56, no retorno de uma viagem à Itália, ela para em Barcelona para visitar a obra do Gaudí. Chegando aqui no Brasil, ela vai inicialmente fazer alguns muros de arrimo aqui na casa, de vidro, usando formas sinuosas, né, e pequenas pedras colocadas na massa, né, dessas paredes. Ela, em seguida, faz duas casas em 58, uma casa que é a casa Valério Cirel, aqui perto da Casa de Vidro, e a casa do Chame Chame, já em Salvador, para onde ela viaja. Com essas casas, ela inicia sua primeira grande transformação. Lina viaja para Salvador a convite da universidade para algumas conferências no começo de 58. E ali ela conhece uma cidade fascinante, uma cidade que tem a experiência popular muito forte, trazida pelos ex-escravos, pela população de origem africana, e é também uma cidade com uma carga de patrimônio histórico do período colonial bastante preservada, né? E naquele momento, Salvador e a Bahia passava por um processo de desenvolvimento econômico, em função da descoberta de petróleo, e isso gerava esses investimentos na universidade, em museus e outras, na área de cultura. Cria uma certa vanguarda moderna na Bahia. Lina se empolga com esse processo todo, com essa produção, interage com os intelectuais locais,
e é convidada para criar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, que é inaugurado no começo de 1960. Nesse museu, inicialmente num prédio já existente, moderno, ela vai pensar novos projetos, ela vai reconhecendo a cidade e a cultura dessa região da Bahia, e ela vai mergulhando na possibilidade de realizar suas próprias pesquisas etnográficas, em parceria com alguns outros pesquisadores situados no Recife e no Ceará. Ela desenvolve ali, então, uma ação muito importante, que é a ação de pesquisa que vai resultar na Exposição Nordeste. Essa exposição, ela percorre todos os caminhos já estabelecidos da produção artesanal, com as várias técnicas existentes no interior do país. A ideia é que essa pesquisa, além de apresentar uma exposição, que através dessa pesquisa se pudesse entender como que o povo resolve os seus projetos, mesmo com o reuso de material, reuso de lixo, né? Latas de lixos, funis, latas de óleo, fazem bacias, fazem uma série de produtos que são expostos. E a ideia com isso é criar uma escola de um centro de estudos de técnicas artesanais que pudesse desenvolver um desenho industrial baseado no conhecimento adquirido com essa pesquisa. A ideia, portanto, é de um moderno popular que começa a ser esboçado no começo dos anos 50, se realiza nesse grande esforço da criação tanto da pesquisa Nordeste como do Centro de Estudos de Técnicas Artesanais. Infelizmente, com o golpe militar de 1964, essa experiência é interrompida e ela tem de voltar para São Paulo. Ocorreu um momento turning point muito decisivo da experiência da Lina no Brasil, que de uma certa forma rompe com seu passado, com a sua relação com a Itália. No começo de 1964, em fevereiro, ela foi a Roma para dar uma palestra a convite de Bruno Zeve. A palestra foi na La Sapienza, na escola de arquitetura onde ela se formou. Ela foi carregando a experiência de Salvador e tinha uma expectativa política bastante importante em relação a essa palestra, na medida em que ela entendia que estava levando de volta para sua origem na Itália todos as suas conquistas que ela conseguiu ter aqui no Brasil nesses anos. Essas conquistas de contato com essa cultura original e que poderia servir de uma base para a renovação da arquitetura e do design moderno. No entanto, alguma coisa foi mal. Logo, algum tempo depois, ela escreve para o seu amigo Zeve, em junho de 64, já posterior ao golpe militar, e vou citar o texto dela. Quel giorno all'università a Roma ho avuto un choque violento. Per più di 15 minuti, la mia impossibilità di usare l'italiano è stata totale. Ho sentito chiaramente che una lingua aderisce completamente alle strutture essenziali di un paese, ne esprime la realtà, e la mia era un'altra realtà. Portanto, essa ideia de que, sob a crítica e sob as vaias, né, da audiência que, não gostou, não aceitou aquela produção que ela apresentava, não apreciou aquela produção, ela não conseguia mais
pensar em italiano, apenas em português brasileiro. Ela acredita, né, esse problema, essa reação, às transformações que a própria Itália passou entre o período que ela saiu da Itália, em 1946, e esse retorno em 64. Bem, no pós-guerra, se nós vermos a produção do realismo italiano, de Guaroni e outros, elas são muito compatíveis com as obras do Soldado União apresentadas por Lina Bobardi. E o que aconteceu de um período ao outro? Aconteceu que todos os projetos de recuperação econômica da Itália geraram um bem-estar social e que tornava essa experiência algo aparentemente superado. Lina Bobardi. Le due o tre cose che so di lei riguardano in particolare le viscerali relazioni tra quanto lei progetta e realizza in Brasile e quanto apprende, osserva, condivide, assorbe, sperimenta e mette in pratica in Italia. Sono fermamente convinta che il lavoro di Lina Bobardi in Brasile, così personale, originale, complesso, in continua evoluzione, aperto a plurimi ambiti, denso di significati etici, in costante dialogo con il territorio, i materiali, la gente e gli usi, abbia origini profonde e significative nella sua formazione e nei suoi esordi italiani. Quello che Lina concretizza in Brasile ha senz'altro forti legami con quanto acquisisce ed elabora a Roma prima e a Milano dopo. In particolare, la ricerca che porto avanti ormai da tanto tempo indaga gli inizi professionali di Lina in Italia, seguendo le tracce dei 6 anni dal 40 al 46 che trascorre prevalentemente a Milano, per ricostruirne il percorso, le relazioni, le influenze, l'elaborazione di idee, l'esplorazione di temi, tenendo in considerazione i problemi che questa giovane architettrice si trova inevitabilmente ad affrontare nella quotidianità del proprio lavoro e della propria vita. E che riguardano la ricerca di commesse d'architettura in un periodo di guerra e di distruzione, l'elaborazione di un linguaggio architettonico proprio in una nazione che ha ufficialmente scelto il monumentalismo e lo storicismo per celebrare se stessa e il regime fascista. E, non in ultimo per importanza, il genere, dato che all'inizio degli anni 40 il mondo dell'architettura è maschile e le donne architettrici sono pochissime. Lina risponde a tutto questo con apparente determinazione, cercando la propria via e provando a scrivere la propria storia. Nelle difficili circostanze del fascismo e della guerra, Lina si impegna a costruire se stessa, ad affermarsi come donna e come architettrice, a dare un indirizzo al proprio lavoro, anche se non mancano ansie, dubbi, paure. Dichiarazioni, interviste, scritti, disegni, progetti realizzati e non costituiscono i preziosi tasselli per ricostruire il periodo italiano di Lina Bobardi. Questo racconto degli anni dal 1940 al 1946 si fonda su un'approfondita ricerca condotta prevalentemente sulle riviste a cui Lina ha collaborato a vario titolo in questo periodo. Si tratta di testate spesso di difficile reperimento e presenti in pochi esemplari nelle biblioteche italiane. Esse custodiscono, tra l'altro, molteplici architetture di carta, secondo la definizione di Zeuler Lima, ovvero progetti ideati appositamente per le riviste, non destinati ad essere costruiti e ispirati a temi specifici. Si tratta di esercizi progettuali, redatti per sopperire alla mancanza di nuove realizzazioni da presentare, ovvero per ispirare i lettori in determinate questioni, fornendo soluzioni e indirizzi per le loro scelte. Al tempo stesso le pagine dei periodici disvelano anche lavori realizzati da Lina Bo, restituendo opere cadute nell'oblio, inedite. Vi sono poi le illustrazioni, tracciate dalla mano di Lina, con il suo caratteristico tratto continuo e deciso, eppure morbido e dolce, inserite per rendere più gradevoli le pagine delle riviste,
o per accompagnare con i disegni una storia. Da queste emerge un variegato universo personale, fatto di oggetti, espressioni, gesti e luoghi, sospeso tra sogno e realtà. E infine vi sono i testi di riflessione teorica, primi e importanti tasselli per la costruzione di una propria teoria dell'architettura. La mia ricerca restituisce perciò un patrimonio di rappresentazioni, scritti, composizioni grafiche, progetti di Lina Bo, da sola o con altri colleghi, in grado di rivelare interessi, sinergie ed idee. È sorprendente scoprire come questi lavori dei primi anni 40 contengano in nuce moltissimi temi di ricerca e soluzioni progettuali che Lina approfondirà in Brasile. In alcuni casi si tratta di lavori che veicolano quasi delle premonizioni di sviluppi, ricerche e opere successive della stessa Lina. Ma addentriamoci all'interno di questo groviglio di intuizioni, anticipazioni, rimandi, presagi e relazioni. Ci sono molteplici temi esplorati da Lina in Italia che diventano linfa vitale dei suoi lavori brasiliani. Tra questi l'attenzione verso il luogo, l'interesse per i materiali e le tecniche locali, il rapporto tra architettura e natura, l'ispirazione all'architettura senza architetto, il tetto giardino, fruibile ed abitabile, la centralità dello spazio del living nell'abitazione, i giardini, ovvero gli esterni conclusi, i padiglioni e le cabine, il riparo primitivo, i recinti di mattoni a vista, le capanne esotiche, i corsi d'acqua, i giochi d'acqua, l'idea della casa come riparo, i larghi occhi nei muri, bucature grandi e profonde, dalla forma organica, l'uso della paglia, le navi, i vascelli, i rimorchiatori, le giostre, i muri, l'attenzione verso il mondo dell'infanzia, il teatro come luogo sociale, di condivisione ed esplicitazione della creatività, l'interesse e il rispetto per gli animali, il focolare, la continuità spaziale negli interni, la sperimentazione dell'horror vacui, la progettazione di arredi e complementi d'arredo, l'interesse particolare per le sedute, le tende come elemento spaziale mobile, i tessuti, le finestre e le vetrate usate per illuminare, aerare, inquadrare il paesaggio, comunicare con il mondo esterno, la feconda collaborazione con il padre Enrico Bo, l'educazione all'abitare, l'impiego dell'impalcatura metallica per la costruzione di strutture, l'impegno nella realizzazione di allestimenti per mostre ed eventi, la sensibilità per il patrimonio vegetale, la considerazione del modo di vivere delle persone, la fascinazione per il circo e la vita popolare, ed ancora, davvero, tanto, tanto altro. Adesso, come semplificazione, prenderò in considerazione alcuni di questi temi e proverò ad approfondirli nei tempi di questa conversazione. Penso ad esempio al muro come elemento libero, concluso, autoportante, autonomo, presente in modo ricorrente nel progetto Un giardino disegnato da Boi Pagani, pubblicato nell'uscita di dicembre 1940 della rivista Domus. Questo muro in pietra, curvo o rettilineo, fa da fondale, allo stagno così come al giardinetto selvaggio, oppure diventa parete che sostiene una copertura nel soggiorno all'aperto. Mi sembra proseguire e concretizzare questa ricerca la parete curva della casa per gli ospiti La Torraccia del 1964, che fuoriesce dal perimetro dell'abitazione per diventare elemento autonomo che evoca il rapporto tra architettura e natura. Così come nel complesso religioso e Spirito Santo do Serrada Uberlanga, completato nel 1982, un muro curvo, questa volta di mattoni, fa da fondale della veranda loggia ed uno, più piccolo e rettilineo, costituisce l'altare della chiesa. Ancora, l'elemento del muro ricorre nel giardino dei bambini del centro di convivenza LBA Cananeia del 1988, dove assume funzione di sfondo, proprio come nel progetto di giardino del 1940. Adesso voglio prendere in considerazione un altro principio, anch'esso ricorrente nell'opera di Lina Bobardi, che è quello di organizzare le architetture intorno ad un albero.
Questo avviene nella Casa di Vidro del 1951, il cui patio è attraversato appunto da una pianta d'alto fusto, restituendo la sensazione di una casa sull'albero. Ancora più forte è questo elemento nella Casa di Usciano e Sciame del 1964, dove l'abitazione sembra abbracciare l'albero e accompagnarlo nella sua crescita. Anche nel Teatro Officina del 1984 un albero ha le radici all'interno dell'edificio e poi, piegandosi ed attraversando una vetrata, espone la sua chioma all'esterno. Ebbene, mi sembra di riscontrare il germoglio di questa idea nel progetto Un giardino a Tarquinia, disegnato insieme a Carlo Pagani e pubblicato nell'autunno del 1940 sull'elegante e colto periodico Aria d'Italia, ideato ed edito da Dario Guarnati. Nell'articolo, tra le molteplici soluzioni presentate per l'organizzazione di un ampio giardino di pertinenza di un'abitazione privata, vi è quella del belvedere, in cui una scala si inerpica su di un albero e raggiungendone la sommità si apre in una terrazza di osservazione, simboleggiando proprio l'incontro tra l'elemento naturale, che è la pianta, e l'architettura, rappresentata dalla scala. Analogamente, tra l'altro, a quanto si riscontra a Bahia nel ristorante Coati del 1987, dove una pianta di mango diventa il fulcro intorno a cui organizzare lo spazio a più livelli di questo luogo di aggregazione. Del progetto Un giardino a Tarquinia del 1940 c'è un altro elemento che voglio approfondire. Si tratta della macchina idraulica. Antesignana della Cachoeira, la cascata che Lina inserisce in molteplici dei suoi progetti. Di essa si intuisce il fondamento nei doccioni che sporgono dalla copertura di numerose opere, come nella Casa de Vidro e anche nel MASP, per poi trovare forma compiuta nella doccia fontana presente nel solarium del Sesc Pompeia del 1977, in quella della Casa del Benin a Bahia del 1987, in quella del Teatro Officina, in quella del Centro di Convivenza LPA ed infine nella Torre dell'Acqua del nuovo municipio di San Paolo del 1992. In tutti questi esempi è implicito il valore simbolico dell'acqua, da sempre presente nelle diverse culture. Un altro elemento progettuale ricorrente nell'opera di Lina Bobbardi è il camino, ovvero il focolare, che ritroviamo come fulcro dello spazio sia in opere private che pubbliche, ad esempio nella Casa de Vidro, nella casa di Valeria Sirel, nella casa per gli ospiti La Torraccia, nel Sesc Pompeia, nel centro di convivenza Cananeia. D'altronde, in Italia, su questo antico e significativo fondamento dell'architettura, Lina Bo, da sola insieme a Carlo Pagani, si era impegnata nel progetto, nell'analisi, nella realizzazione, fino a rappresentarlo nella copertina della rivista Stile dell'ottobre del 42, firmata Gellica, come elemento esterno all'abitazione, ma in grado di ricreare l'intimità e la domesticità di un interno. C'è un ultimo tema che in questo spazio di riflessione voglio approfondire, ed è quello del modo di disporre gli oggetti nello spazio, quasi a concretizzare il concetto dell'horror vacui, un'idea che in Italia prende forma sulle riviste, attraverso le illustrazioni, ed invece in Brasile si traduce negli allestimenti delle mostre, in cui gli oggetti, numerosissimi, vari o uguali, simili o differenti, espressione del quotidiano così come del sacro o dello straordinario, a volte unici, sempre frutto del lavoro manuale degli uomini, sembrano affastellati, disposti gli uni accanto agli altri o sovrapposti su molteplici livelli, raccolti a formare gruppi eterogenei, creando nuovi significati e relazioni, gli uni con gli altri, sporre delle fiere popolari. Siamo qui, al centro della scena.
La definirei la scena primaria. In psicanalisi la scena primaria ha un'importanza fondamentale. Ecco, questa è una scena primaria. È la scena primaria in cui noi possiamo vedere all'opera tutte le contraddizioni che una donna, qualsiasi donna, incontra nel momento in cui mette in azione il proprio daimon creativo. Siamo dentro la casa di vidro. La ragazza a sinistra, con una camicia bianca, e oserei dire un viso veramente molto arrabbiato, è Lina Bo, sposata col signor Bardi, che vediamo a destra, anche lui con una bellissima camicia bianca. Dietro, con uno sguardo morbido, felice, soddisfatto, oserei dire pacioso, c'è una delle grandi figure dell'architettura moderna italiana, Gio Ponti. Lina e Gio Ponti si conoscevano. Gio Ponti ha fatto pubblicare a Lina, insieme a Pagani, il suo primo progetto. È stato in un certo senso, non so se lei avrebbe voluto che io lo chiamassi mentore, ma forse è stato anche un po' un mentore. È stato una storia di famiglia. Lui insieme al padre di Lina Enrico, insieme a Pagani, hanno fabbricato, fatto copertine di riviste, trafficato cose. Quindi è una persona di famiglia. A destra abbiamo il marito, Pietro Maria Bardi, spezzino, detentore di un diploma dell'Istituto Nautico, grande mercante d'arte, grande intellettuale. Si definiva un avventuriero. Lina e Pietro Maria Bardi si sposeranno il 24 agosto del 1946. E Lina, con Pietro Maria, forse anche direi grazie a Pietro Maria, andrà in Brasile. Ma qui stiamo proprio al centro della scena, no? Della scena primaria. L'amico, il mentore, non so se si possa definire sodale, comunque quest'uomo molto vicino a Lina, che è Gio Ponti, attraversa l'oceano e va a vedere la casa che Lina ha costruito, la casa di vidro, a Morumbì, a San Paolo. E pare che abbia anche un'aria soddisfatta. Gli piace ciò che vede. Anche Pietro Maria ha un'aria estremamente soddisfatta. Un bell'uomo in camicia bianca, con una bella moglie dentro una bella casa. L'unica che qui non ha un aspetto, una faces, un'espressione conforme a tutta questa felicità maschile, è Lina Bo. Lina Bo è furibonda. Penso che ve ne rendete chiaramente conto. È assolutamente furibonda. E questa foto per me è stata una rivelazione. La mia vita e il percorso di Lina Bo Bardi si sono incrociati negli ultimi 20 anni con modalità articolate, perché ho fatto ricerca, perché ci ho ragionato, perché lei mi è sempre sembrata, in questo meraviglioso mondo delle architettrici, l'architettrice per eccellenza, perché voleva fare un'architettura feia, voleva fare un'architettura cattiva, voleva fare un'architettura ruin. Lina è forse l'esempio più alto raggiunto fino ad ora da una donna che abbia fatto architettura. Ma in questo fare architettura, in questo elaborare un linguaggio estremamente influente, quello che è molto interessante di Lina è che le sue architetture, che agli studenti nel 1964 della Sapienza a Roma erano sembrate così strane, così vernacolari, così impossibili, così quasi ridicole. Ecco, questa fanciulla che era sembrata ridicola di fronte a questi studenti alle porte del 68, ecco, questa architettrice in questo momento è forse una delle figure
più contemporanee, più influenti rispetto al nostro modo di pensare l'architettura. Ma questa donna, lo vediamo qui, non è contenta. Io l'ho vista giovane, quasi con un grembiulino ai tempi dell'università, l'ho vista travestita quasi dallo sguardo maschile in una sirena mentre attraversa l'oceano per andare in Brasile. L'ho vista elegantissima, raffinatissima in Brasile, quando lei e Pietro Maria decidono di fare un'operazione all'interno della loro idea didattica del museo, meravigliosa, invitare Dior a sfilare al MASP, e lei bellissima, una modella. L'ho vista disperata negli ultimi anni della sua vita. Non l'ho vista dopo il colpo di stato del 64, quando si è nascosta. Non abbiamo quasi immagini di lei di quel periodo. Quante maschere ha indossato questa donna nella profonda contraddizione di una mancanza di bibliografia per qualsiasi donna che indossi, apra se stessa al proprio daimon creativo. Questa donna, il cui daimon creativo è stato enorme, non sapeva che parte avere in commedia rispetto al proprio corpo, rispetto al proprio modo di stare nel mondo. Cardona dice che esiste il corpo culturale del corpo fisico, la Butler recentemente, negli anni 90, fa un lavoro gigantesco sulla questione di genere e su come il nostro corpo sia reattivamente dentro un percorso culturale che comunque annichilisce qualsiasi forma di donna che non sia quella dello sguardo maschile. E allora torniamo qui, al centro di questa che a me sembra veramente una scena primaria. Abbiamo due grandi sguardi maschili. Lo sguardo maschile dell'uomo che lei ha sposato. Lo sguardo maschile di quest'uomo importante, più grande di lei, che in qualche modo ha agevolato la sua carriera. Dentro la casa che lei ha progettato e ha fatto costruire. E questi due uomini sono perfettamente a loro agio. Gio Ponti, nella sua versione oramai di uomo, se non age, diciamo di mezza età, il nostro avventuriero Pietro Maria, nel suo fascino, comunque, io direi di spezzino, ma è perché sono nata in Liguria. E poi abbiamo questa ragazza con questa camicia bianca, tanto, tanto, tanto arrabbiata. Perché Lina è così arrabbiata in questa immagine? Perché non è a proprio agio? Perché non esiste una bibliografia che le permetta di essere a proprio agio? Joan Rivière fa un ragionamento molto interessante nel secolo scorso, 1935, sulla questione che il femminile può anche essere veramente una masquerade, una maschera. Noi siamo, nel nostro stare nel mondo, forgiate dallo sguardo maschile. Lei, Lina, è una costruttrice di mondi, e nel momento in cui sta dentro la casa che lei ha forgiato, che lei ha progettato, che lei ha immaginato, insieme a questi due uomini, che sono due uomini fondamentali della sua vita, non è a proprio agio, non è fluida. E questo fatto a me è sempre sembrato di grandissimo interesse. Non è a proprio agio, come non è mai stata a proprio agio, perché ritorno a quello che vi raccontavo prima, mi passano davanti tutte le immagini, tutte le maschere che lei ha cercato, ha voluto o ha quasi per errore incarnato nell'arco della propria vita, perché non esiste una forma per la creatività femminile incarnata.
esiste la diva, esiste la principessa, quella di Disney, esiste l'imperatrice, esiste la regina. Noi stiamo costruendo con grande fatica anche la forma fisica dell'architettrice. C'è un piccolo episodio nella biografia di Plautilla Bricci, la prima architettrice di cui noi abbiamo contezza, stiamo nel 1600. E questo piccolo episodio biografico è di una chiarezza, da questo punto di vista, luminosa. Plautilla Bricci inizia la propria carriera come pittrice. E Plautilla, molto giovane, incomincia a dipingere questo quadro di una Madonna con bambino. A un certo punto si addormenta e quando si sveglia corre dai genitori dicendo: io non ho disegnato quel viso, io mi sono addormentata e il viso non era ancora stato dipinto. E i genitori, che erano persone comunque di una certa cultura, di un certo peso nel mondo romano, regalano questo quadro miracoloso. Questo quadro miracoloso diventerà una Madonna coronata, c'è tutta una storia poi parallela. Plautilla, nel momento in cui si sveglia e guarda quel viso, non pensa di averlo dipinto, pensa che l'ha dipinto qualcun altro. Qui siamo qualche anno dopo, siamo davanti a una delle figure più influenti dell'architettura del secolo scorso, e questa figura, di fronte a questi due uomini così importanti, che si sentono così a loro agio, così felici dentro la casa che lei ha progettato e costruito, lei sente di non avere un posto. Noi stiamo lavorando per cercare di avere un posto. L'associazione culturale Architettrici, che è stata incaricata di curare la giornata Lina Bobardi, due o tre cose che so di lei, mi ha chiesto di condividere alcune riflessioni sul pensiero e sull'opera di Achillina Bobardi, meglio nota a tutti come Lina. Figura che fino a poco tempo fa era poco nota e poco studiata e che è stata riportata alla ribalta grazie ai gender studies, che ne hanno promosso la professionalità e lo studio e la ricerca sui suoi progetti, includendo sia quelli realizzati che quelli rimasti sulla carta. Zevi ci racconta come Lina Bobardi abbia colto appieno nella sua professione il principio secondo cui, e cito, l'architettura o è di tutti o non è, e il resto sono solo giochi estetici, snervanti e senza senso. Per l'architetto, dice ancora Zevi, la cosa più importante è sapere e conoscere come vive la gente. Tale concetto, a mio parere, trova massima esemplificazione nel MASP, il cui acronimo sta per Museo de Arte de São Paulo, che si trova appunto nella città di San Paolo, in Brasile, e che venne progettato e realizzato tra il 1949 e il 1968. L'edificio consiste in un volume, in un parallelepipedo orizzontale vetrato che va a interrompere la monotonia della verticalità degli edifici di San Paolo. Edificio che è sollevato da terra grazie a delle travi in calcestruzzo armato, delle travi a portale che vanno a sollevare interamente l'edificio per una luce di 70 metri, creando al di sotto una piazza pubblica e quindi uno spazio di aggregazione. Travi, tra l'altro, i cui pilastri fondono all'interno di delle vasche d'acqua.
Altra connotazione interessante dell'edificio credo sia il fatto di denunciare internamente la struttura e tutte le componenti impiantistiche. Infatti si trovano pavimenti di tipo industriale, impianti ed elementi strutturali a vista che anticipano in qualche modo la tematica che poi verrà molto dibattuta grazie alla realizzazione del Centre Pompidou a Parigi per opera di Piano e Rogers, di cui questo progetto può essere considerato un precursore. Altra idea che ho trovato affascinante, oltre che interessante e di piena attualità, è il fatto di essere immersi in una moltitudine di opere d'arte, in un vero e proprio mare, oceano di capolavori e di opere d'arte. Questo ottenuto grazie all'utilizzo di dei basamenti in cemento su cui si impostano dei pannelli in vetro temperato su cui sono montate e installate le varie tele e le varie opere pittoriche, permettendo quindi al visitatore di immergersi appunto in un mare di opere d'arte. Altra idea che ho trovato di piena contemporaneità e assolutamente d'avanguardia per l'epoca, insomma parliamo degli anni 50, è l'idea che Lina aveva di un museo vivo, e per questo ella realizza degli spazi di dialogo, degli spazi di aggregazione, degli spazi di formazione, creando appunto degli spazi ad hoc per le attività didattiche del museo, oltre che degli spazi ludico-ricreativi. Pensa anche all'interno del museo di installare un teatro, un auditorium, degli spazi di aggregazione per la collettività, in modo da far sì che il museo potesse essere uno spazio di dialogo, uno spazio di inclusività e uno spazio di formazione. Concetti che sono alla base della museografia contemporanea e che lei aveva saggiamente anticipato. Buongiorno, sono Nina Jascher, fondatrice e proprietaria della galleria di design milanese Niloufer. Sono una gallerista e mi occupo di design da più di 40 anni, dai pezzi rari realizzati da Gio Ponti al gusto più contemporaneo di Sabine Marcellis, Martino Gamper e Bethan Laura Wood, solo per citarne alcuni. Sono molto felice di essere stata invitata a dare il mio contributo su una designer che mi è molto cara e di cui ammiro moltissimo il lavoro, Lina Bobardi. Credo fosse il 2013. Ho iniziato a interessarmi al design brasiliano a seguito di un illuminante viaggio attraverso il Brasile, in cui ho avuto la possibilità di visitare la Casa de Vidro di Lina Bobardi. Sono rimasta affascinata dalla rigorosa architettura razionalista su pilotì, abbracciata dalla lussureggiante foresta circostante. Ma ciò che mi ha entusiasmato ancora di più è stato l'interno della casa, popolato da un mix di pezzi d'antiquariato in conversazione con opere d'arte moderna e mobili disegnati da Lina, e il tutto insieme ad oggetti da collezione folcloristici e libri, creando un senso di atmosfera senza tempo con cui mi sono subito relazionata. Un modo di concepire la disposizione dei pezzi di diversi stili e periodi storici insieme al design contemporaneo in un modo non gerarchico. Questa sorta di somiglianza mi ha fatto approfondire il collezionismo dei pezzi di Lina, che ha coinvolto anche il supporto scientifico dell'Istituto Bardi, grazie al quale abbiamo indagato la breve ma intensa collaborazione di Lina con Giancarlo Pallanti nei loro primi anni brasiliani, nella forma dello studio d'arte Palma. Vedete, non ho mai pensato di rendere un omaggio a Lina. Lo sento più il risultato di un appassionato lavoro di ricerca, spinto dalla curiosità, che mi ha portato a collegarmi con Lina e a sviluppare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima, a raccogliere una collezione consistente di mobili e mostrarla tutta, comprese le scoperte che abbiamo incontrato lungo la strada, come la figura di Pallanti. Ho deciso che era necessario comunicare e condividere questa esperienza sia con un vasto pubblico, così come negli ambienti museali, per rafforzare la sua rilevanza culturale.
Il lavoro di Lina e Palanti ha gettato le basi per la costruzione del moderno design brasiliano. Hanno portato un nuovo punto di vista, ma allo stesso tempo si sono lasciati contagiare da ciò che hanno trovato in Brasile, soprattutto Lina, che era affascinata dalla cultura locale. Per una galleria di design, Lina Bobardi rappresenta il top del collezionismo, la punta di diamante. Nella mostra che ho tenuto nel 2018 è stata esposta una collezione molto significativa del lavoro di Lina come designer, perché, come confermato anche dall'Istituto Bardi, sono riuscita ad acquisire quasi tutti i pezzi disegnati da Lina negli ultimi anni e in alcuni casi con esemplari presenti in due o tre originali al mondo. È un'operazione in qualche modo unica a livello internazionale, un'operazione culturale e storiografica che è avvenuta anche grazie al sostegno dell'Istituto. E la galleria è stata il mezzo di questa ricerca. Grazie all'Associazione Culturale Architettrici per avermi dato l'opportunità ancora una volta di parlare di una design così incredibile.